Giovanni Falcone da oggi riposa nella chiesa di San Domenico, il pantheon dei siciliani illustri nel cuore di Palermo. La salma del magistrato, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, è stata traslata dal cimitero di Sant'Orsola e sistemata nella chiesa alla presenza di centinaia di persone, tra semplici cittadini e autorità. Ad assistere alla cerimonia, officiata dal cardinale Paolo Romeo, c'erano tra gli altri la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, il procuratore del capoluogo siciliano Francesco Lovoi, presenti anche le sorelle del giudice Anna e Maria Falcone. Quest'ultima, a margine della cerimonia, ha spento le polemiche sorte intorno alla decisione di trasferire la salma del fratello nella chiesa di San Domenico, separandolo dalla moglie che continuerà a riposare al cimitero di Sant'Orsola. È una giornata sicuramente di grande commozione. E ritrovarmi 23 anni dopo con la tomba di Giovanni qua. Purtroppo c'è sempre qualcuno che la pensa diversamente. I Borsellino non hanno voluto portare, perché era stata chiesta a entrambi di venire qua, però adesso ci sono le targhe, come vedete, che ricorderanno la strage di Via D'Amelio. Ognuno fa le sue scelte, loro hanno voluto privilegiare la dimensione privata di Paolo, io ho voluto privilegiare quella pubblica, perché ho detto sempre che Giovanni non è solo mio, ma è di tutti gli italiani.